che intendete fare col generale Cotticelli, che anche i 5 Stelle non vogliono e hanno diffidato? Guardi, io questo che le sta dicendo lei me lo sta dicendo lei, e ovviamente sono delle considerazioni che qualcuno può aver fatto. Io credo che il Movimento 5 Stelle l'ha detto pubblicamente. Qualcuno l'ha detto pubblicamente, io aspetterei di vedere i risultati e incontrerò poi il generale non questa settimana ma quella successiva. Tante volte si dice che la Calabria ha bisogno di ascolto, ma non è forse arrivato il momento di agire per la Calabria invece di solo ascoltare? Allora, voi sapete quanto ho a cuore la Calabria e l'ho dimostrato fin da subito facendo delle visite. Poi è arrivato purtroppo il Covid e il Covid, ripeto, ha un po' sbagliato le carte, quindi la Calabria non va solamente ascoltata, bisogna essere presenti. Il governo è presente, i commissari stanno lavorando bene, la nostra presenza, il fatto pure che io sia qui oggi, che non vengo a titolo personale ma insomma rappresento il governo, significa che non solo siamo pronti ad ascoltare ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. Questi ultimi mesi hanno visto l'Italia con uno tsunami che è stato quello del Covid, e quindi le cose sono cambiate, però dobbiamo far sì che questa opportunità, purtroppo abbiamo avuto 35.000 morti, ma l'opportunità che deriva dal Covid con i soldi che arriveranno dovranno essere distribuiti sul territorio e far ripartire quella sanità che negli ultimi 10 anni ha subito troppi tagli, poi c'è chi li chiama tagli, chi li chiama sottofinanziamenti, un risultato è certo, la sanità ha ricevuto 30-35 miliardi in meno del necessario negli ultimi 10 anni.